condannato a 16 anni di carcere Marco Lopez Tacchini, 35 anni, difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli per l'omicidio della compagna Alessia Partesana di 29 anni. Il GUP Elena Ceriotti ha letto la sentenza questa mattina al termine del processo con rito abbreviato, esclusa l'aggravante della crudeltà, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'aver approfittato della situazione di coabitazione per commettere il delitto. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. In aula c'erano la sorella di Alessia, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mantenendo l'atteggiamento di compostezza e dignità che la famiglia della giovane mamma uccisa dal compagno ha assunto fin dall'inizio. L'avvocato di parte civile dei genitori e della sorella, Darwin Silvestri, attende le motivazioni della sentenza. L'avvocato Liana Guarducci si è costituita invece parte civile come curatore speciale della figlia minore della coppia. Il GUP ha rimandato al Tribunale Civile il compito di determinare i risarcimenti. Dopo la lettura della sentenza, prima di essere riportato in carcere a Novara, dove è rinchiuso da oltre un anno, Tacchini ha salutato brevemente il padre. È sottoposto a cure psichiatriche sotto farmaci e, come riferisce l'avvocato Pipicelli, non si capacita dell'atrocità commessa e dall'inizio esprime il suo pentimento. Sono soddisfatto perché sono state riconosciute le attenuanti generiche, dichiara Pipicelli. Questo fatto non si giustifica, perché la violenza non può mai essere giustificata, ma si spiega, e ciò ha portato a un significativo ridimensionamento dell'aspetto sanzionatorio. Il legale si riserva di leggere le motivazioni della sentenza prima di valutare il ricorso in appello. Alessia era stata uccisa all'alba della vigilia di Natale con 32 coltellate che il compagno le aveva sferrato alla schiena nel loro appartamento a Bè. Si stava preparando per andare al lavoro. La coppia stava vivendo un momento di crisi, pare che lei volesse lasciare Tacchini. Dopo averla uccisa, Tacchini aveva preso l'auto ed era andato a costituirsi al comando provinciale dei Carabinieri. È firmata dal GIP Beatrice Alesci l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli indagati dell'operazione Santa Cruz, condotta nella mattinata di lunedì tra Lombardia, Calabria e Ossola. 80 pagine fitte di rilievi, intercettazioni, riscontri, supportate anche da immagini. L'inchiesta, che fa capo al sostituto Gianluca Periani, ha confezionato le accuse e poi il giudice per le indagini preliminari ha firmato le ordinanze con l'addebito per 13 dei 14 capi di imputazione relativi allo spaccio di droga. Il GIP ha evidenziato che sussistono evidenti esigenze cautelari, poiché gli indagati potevano continuare a commettere gravi delitti della stessa specie. L'ordinanza tratteggia la professionalità dell'attività illecita, connotata dalla frequenza giornaliera di rifornimenti a fronte di richieste incessanti provenienti da clienti occasionali e abituali. Colpisce, si legge nell'ordinanza, l'elevato quantitativo di stupefacente oggetto di viaggi di rifornimento nel Milanese e in Calabria, e anche la fallita trattativa nell'isola di Guadalupe, cioè l'acquisto di cocaina per 26.000 euro, che lascia pensare ad un giro di più ampio respiro. Alcuni indagati sarebbero il perno di contatto con spacciatori a livelli più alti. Tra gli arrestati, personaggi impegnati a smerciare le dose e altri che procuravano la droga, alcuni di questi legati a potenti cosche del sud. Un arrestato è anche parente di uno degli indagati per l'assassinio in Slovacchia di un giornalista e della sua fidanzata, avvenuto a febbraio. La banda faceva di tutto per non essere scoperta. L'uso di cabine telefoniche, specie tra Domodossola e Villa d'Ossola, l'utilizzo di un linguaggio cifrato, ma anche di strade secondarie per evitare le autostrade. Per gli inquirenti, gli indagati contavano su una valida rete di supporto fatta di conoscenti e familiari, alcuni dei quali complici, ma anche di amici che potevano supportare le richieste di aiuto. Rete di supporto che li aiutava a ostacolare l'attività della polizia. Lo spaccio avveniva in zone varie, in Calabria, in Lombardia, ma soprattutto in Ossola, a Domodossola, Villa d'Ossola, Piedimolera, Beura, Crevola d'Ossola. I contatti tra i pusher e i clienti si tenevano in diversi bar di Villa d'Ossola e Domodossola, tutti rilevati dagli agenti del commissario Paolo Maisto, che dirige il posto di polizia di frontiera, agenti che per 12 mesi hanno lavorato sull'operazione Santa Cruz, poi conclusa con l'aiuto dei colleghi della mobile. Dalla provinciale 51 delle Quarne lo smottamento è sceso fino a via Flogno,
una via di Ponte Bria in Cireggio e ha sfiorato due abitazioni che sono state isolate per qualche ora durante questa notte con le persone che sono state anche evacuate. Tanta paura, per fortuna pochi danni, la strada poi è stata sgombrata dai vigili del fuoco di Novara che sono intervenuti con la loro scavatrice a partire dall'una di questa notte e alla fine la situazione è tornata alla normalità o quantomeno tornerà alla normalità nelle prossime ore. Stata una notte molto complicata, anche se all'inizio non avevate sentito niente. No, guardavo la televisione, saltava sempre il salvavita, stavo su, però c'era tanto rumore del temporale e la fiumetta che passa giù il fiume. Non ho proprio sentito niente, poi ho sentito suonare il citofono e vedevo due che viaggiavano con un ma cos'è successo, cos'è successo? E hanno detto che sono venuti giù da Quarna, lì dove è venuta giù la frana, per vedere se c'era sotto macchine. Alla fine i danni sono stati minimi, un pollaio, un po' il giardino, però tanta paura. Tanta paura e così è venuto giù tanta di quella roba che poi lo vedete lì e per quello. E c'è un po' di timore? Ma sì, ma un po' là, c'è un po' di timore, perché è mai capitato in 40 anni, adesso fra 10 minuti è capitato tutto. A pochi metri dallo smottamento si è rischiato un altro dramma, perché il Rio Flogno è pienissimo di detriti. Che cosa ha sentito questa notte? Questa notte è stata una tragedia, perché un rumore che era indescrivibile. Il cane abbaiava in continuazione, sassi che rotolavano, ho avuto tantissima paura. Avete già richiesto l'intervento in altre circostanze? Mai, è la prima volta e prego gentilmente se possono intervenire al più presto per sistemarmi questo, chiamiamolo danno, perché comunque è un danno, grazie a Dio non ha toccato la casa, non ha toccato niente, però comunque sia, è sempre da pulire, da tenere a posto il rio che sono anni e anni che c'è. Tavolo tecnico per decidere che cosa fare in via Flogno, che cosa sono gli interventi in programma? Ma stamattina c'è stato un intervento dei vigili del fuoco di Novara che ha visto anche la presenza dell'ufficio tecnico del nostro comando vigili, dei due assessori competenti, Strada e Corbetta. Oggi abbiamo fatto questo briefing perché c'è da fare una serie di interventi, non sono interventi particolarmente difficili e diciamo da istruire con appalti lunghi, e quindi verranno fatti nei prossimi giorni con delle ditte incaricate all'ufficio tecnico. Siamo profughi, non puoi farci nulla. Poi mi hanno accerchiato e preso a pugni. Così racconta Mauro Guilizzoni, l'agente di polizia originario di Verbania in servizio alla questura di Lecco, picchiato da un gruppo di nigeriani sul treno Milano-Tirano. Il capotreno aveva contestato agli extracomunitari di viaggiare senza biglietto. Loro lo hanno minacciato. L'agente che si stava recando al lavoro è intervenuto, è stato però pestato ed ha perso i sensi. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. La banda è fuggita, ma alcuni sono stati identificati e arrestati. Risiedono a Monza e Lodi. Una brutta avventura che ha scatenato proteste. Il sindacato di polizia, il SIULP di Lecco, denuncia: una volta che questi gruppi di stranieri senza biglietto salgono sul treno, diventano ingestibili. La situazione è ormai insostenibile. Proprio oggi il Corriere della Sera, nelle pagine di Milano, ricorda altri episodi di aggressione ai dipendenti di Trenitalia e Trenord, ma anche le botte ai viaggiatori. L'ultimo episodio sulla Domodossola a Gallarate Milano risale a pochi giorni fa, quando un capotreno donna di 31 anni è finita in ospedale perché è presa a pugni e calci da un viaggiatore, uno studente al quale aveva chiesto il biglietto. Alla polizia ferroviaria di Domodossola, mesi fa, una donna capotreno residente in Ossola aveva sporto denuncia per un altro episodio simile, sempre sulla tratta Milano-Tirano. Era stata circondata da senegalesi e costretta a subire molestie da parte loro solo per aver chiesto di pagare il biglietto. Sull'episodio che ha visto vittima l'agente di polizia interviene oggi il coordinamento provinciale VCO del Movimento per la Sovranità per denunciare l'assenza della politica su questi temi e dare solidarietà al poliziotto e alle forze dell'ordine. Intanto la Polvere di Domodossola è impegnata, pur con la cronica carenza di personale, con frequenti servizi ogni giorno sulle tratte Domodossola-Rona e Domodossola-Novara.
Era destinatario di un mandato di cattura europeo l'uomo arrestato a Domodossola nelle vicinanze della stazione dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile CI-36N di origine rumena durante un normale controllo. Alla richiesta dei documenti di identificazione ha assunto un atteggiamento di particolare nervosismo. Si è mostrato disturbato dalle verifiche dei militari, dichiarandosi estremamente infastidito e desideroso di rientrare a casa dalla moglie per riposare dopo una faticosa giornata di lavoro. I successivi accertamenti hanno consentito di identificarlo e scoprire che era destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena, perché è responsabile di numerosi reati commessi nel suo paese d'origine. Arrestato, è stato accompagnato in carcere a Verbania. A Masera invece i militari della stazione carabinieri di Crevola d'Ossola e del radiomobile hanno multato per 1.957 euro un 19enne di Montecrestese che viaggiava a bordo del suo motorino, incurante della sospensione della circolazione che aveva già subito. Il giovane è recidivo perché circa un mese prima era stato controllato e sanzionato, sempre alla guida dello stesso scooter, perché privo della revisione, scaduta da circa un anno. A conclusione degli accertamenti, i militari hanno elevato una nuova multa e, data la recidiva, hanno effettuato la maggiorazione della sanzione, fermando il mezzo. Infine, in Valle Vigezzo, nei comuni di Villette e Malesco, i militari della stazione carabinieri di Santa Maria Maggiore e dell'aliquota operativa del NOR, durante l'attività di prevenzione del consumo di stupefacenti, nel corso di un controllo stradale hanno segnalato alla prefettura due persone come assuntori di droghe, sequestrando 15 grammi di marijuana. Bandi emblematici provinciali, 100.000 euro da Fondazione Cariplo attraverso Fondazione Comunitaria del VCO per la realizzazione del progetto RSA 2.0 presso la Casa di Riposo di Domodossola. La realizzazione di un nucleo di 10 posti destinati a pazienti oncologici non più gestibili al proprio domicilio ma non ancora destinati all'hospice. Come sarà organizzato questo nucleo? Allora, questo nucleo è organizzato in un ambiente nuovo, molto colorato, con delle terapie oltre che ovviamente quelle tradizionali, non convenzionali. Mi riferisco a terapie tipo pet therapy, musicoterapia, cronoterapia, ovviamente un grosso supporto psicologico, proprio per far vivere la famiglia e il paziente la quotidianità in una serenità il maggior possibile. Il progetto si inserisce nell'ampliamento della casa di riposo cittadina? Sì, il progetto finanziato da Fondazione Cariplo con l'aiuto di Fondazione Comunitaria del VCO si inserisce nel progetto di ampliamento della casa di riposo, che passa da 39 a 72 posti. È un progetto molto importante in cui noi abbiamo creduto molto. La casa di riposo verrà inaugurata il 9 di giugno con enorme soddisfazione di questa amministrazione e di tutta la città, perché è un progetto di tutta la città e mi permetto di dire anche di tutta l'Ossola. La realizzazione e il finanziamento del progetto è il frutto di un importante lavoro di rete? Assolutamente sì, un lavoro fatto intanto all'interno della comunità domese, con capofila del comune, tre partner e 8 soci sostenitori, quindi coinvolto la città, e poi un lavoro che ha visto unirsi in un'alleanza operativa e produttiva Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria e Comunità Locale. Questo è il segreto: buoni progetti, credibilità di chi li propone e sapere fare comunità, saper fare rete. E ci piace ricordarlo, hanno lavorato tre donne, la direttrice Quagliaroli, la segretaria della Fondazione Comunitaria Federica Corda e poi Francesca Zanetta. Non è stato facile spiegare il progetto a Fondazione Cariplo? No, non è stato facile, anche se diciamo la difficoltà di fare gol secondo me aggiunge valore al fatto che quando poi un progetto viene finanziato è un progetto serio, attentamente studiato, attentamente vagliato. Il carattere così di innovazione di questo progetto, che ricordiamolo è fortemente sociale, anche se ha abita all'interno di una struttura sanitaria. È stata contraddistinta da una serie di avvicendamenti la seduta consiliare del 4 maggio ad Arona. L'ex assessore Claudio Peverelli, dimessosi per motivi personali, vice sindaco nel primo governo Gusmeroli e ora con le deleghe al commercio e protezione civile, venerdì sera ha salutato il consiglio comunale. Al suo posto Monia Mazza, ex presidente dell'assemblea municipale. Non ho ambizioni politiche, il mio era solo ed esclusivamente un servizio alla città. Quando uno non ha più tempo deve fare la cosa più umana, più logica e più trasparente, lasciare ad altri la possibilità di continuare questa bellissima avventura che lascio onestamente con qualche lacrimuccia, ma con la serenità di chi non aveva altre scelte.
Nuovo presidente del Consiglio aronese, il leghista Tommaso Marino. Al suo posto come capogruppo di maggioranza è stata designata Paola Bonetti. Dopo le votazioni e i saluti del caso, il sindaco Gusmeroli ha illustrato all'Assemblea le variazioni di bilancio. Attenzione all'illuminazione pubblica che ha ottenuto il consenso unanime dei presenti, progetto del parcheggio di Compagnia dei 40 che sarà raddoppiato con un piano superiore. Saranno date in dotazione agli agenti della Polizia Municipale 4 mini telecamere che serviranno per registrare infrazioni, eventuali dichiarazioni di fermati e tutto ciò che sarà necessario riprendere per salvaguardare l'ordine pubblico. Costo 8.100 euro, ma i primi 3 mesi saranno in prova gratuita. 24.000 euro per la sorveglianza pubblica che presterà un istituto privato il venerdì e sabato sera tra Piazza San Graziano, via Cavour e Lungolago. Infine la richiesta di Antonio Muscalà e Alessandro Travaini di dare in omaggio ai diciottenni la copia della Costituzione. Scambio di battute tra Gusmeroli e Travaini. Ai diciottenni mando al compimento una mia lettera e un libro in omaggio, ha affermato Gusmeroli. Se volete che venga data anche la Costituzione, voi come opposizione trovate uno sponsor che se ne faccia carico del costo. Sono disposto a regalare anche il mio libro. A questo punto scatta la minaccia di denuncia da parte di Travaini al sindaco. Dopo 2 ore e 30 di discussione, il neopresidente, emozionato, ha dichiarato conclusa la seduta. Secondo lotto dei Lungolago terminato, già fatto anche il taglio del nastro, un orgoglio per la città, ma soprattutto l'opportunità per vederlo fiorito di ombrelloni e tavolini. Sì, assolutamente, finalmente abbiamo finito, è stato un lavoro tra tutto, tra la prima parte di, diciamo, dove era stradale, la parte pedonale, praticamente sono 2 anni che ci lavoriamo. Era importante perché erano 100 anni questo Lungolago e la parte dei sottoservizi, i problemi si vedevano tutti, avevamo scarichi a lago, avevamo cunicoli crollati, cioè è stato molto importante rifare soprattutto per la parte che non si vede. Poi io sento tutti questi pareri molto favorevoli sulla panchina lunghissima, adesso poi quando sarà sotto illuminata sarà anche di forte impatto emozionale e poi soprattutto è finalmente molto illuminato, perché prima l'illuminazione era molto scarsa, invece adesso è tutta LED, tutta nuova, col recupero anche un po' della storia, perché per esempio questa diciamo cordonatura va a vedere, sostanzialmente fa vedere le vecchie mura, fa vedere la vecchia torre, questa è la torre Sant'Anna, e poi là ci sarà la torre Canziana quando lavoreremo sulla ristrutturazione che inizierà poi tra 2 settimane. Parlavamo di Deor, quindi ogni esercente che farà domanda potrà mettere 4 tavolini e 2 ombrelloni? 4 tavolini e 2 ombrelloni per un 2 metri di larghezza, 7 metri di lunghezza. Tornando in Deor, quando ci saranno le grandi manifestazioni tipo frecce tricolori verranno tolti? Sì, noi ci siamo riservati la possibilità nel caso appunto di grandi manifestazioni come appunto quello delle frecce tricolori di farli rimuovere, però lì diciamo che i locali hanno a questo punto un indotto derivante dagli eventi molto importante, tra l'altro quest'anno l'evento dura 3 giorni. Importanti modifiche alla viabilità a Domegna a causa dei lavori in piazza Beltrami, il cui cronoprogramma era stato illustrato una decina di giorni fa in un'apposita conferenza stampa. Da oggi l'accesso alla piazza è interdetto da Cireggio e da via De Angeli. Stessa situazione per via Cavallotti e via Zanoia, con un unico distinguo. In via Cavallotti potranno transitare solamente i residenti ed i furgoni per carico e scarico merci con una larghezza inferiore ai 180 cm. Le chiusure strutturate in questa maniera, spiegano dal comando di polizia municipale, si sono rese necessarie dopo averle concordate con l'azienda che sta facendo i lavori. Intanto, vista la chiusura dell'accesso alla piazza da via Matteotti, è confermata l'apertura di via del Fossalone anche negli orari di ingresso ed uscita dei bambini dalla scuola dell'infanzia Alfonso Bialetti. Attenzione dunque a chi porta i bambini all'asilo, perché le auto transiteranno. In via Novara invece è stato ultimato il nuovo attraversamento pedonale rialzato e colorato, un intervento pensato per garantire maggiore sicurezza per le centinaia di persone che quotidianamente attraversano la strada per raggiungere la stazione, in gran parte pendolari e studenti. Posizionati anche degli appositi cartelli che indicano l'attraversamento, la volontà, forse più una speranza, è che gli automobilisti procedano ad una velocità inferiore. Un attraversamento analogo sarà realizzato anche all'inizio di via Mazzini, nei pressi di Palazzo Beltrami, sede dell'ASL.
L'appuntamento è per il 18 maggio a Domegna e per il 22 maggio a Gravellona Toce. Un appuntamento importante è quello della Lega Italiana Lotta Tumori del VCO, perché riguarda le visite dermatologiche. C'è una specie di nemico oscuro che si annida davvero tra la pelle e che sottovalutiamo. Invece parte una nuova campagna di prevenzione. Certo. Voi come Lega Italiana Lotta Tumori del VCO siete impegnati anche operativamente, perché avete offerto e donato delle apparecchiature, ma che adesso verranno aggiornate con un costo di 10.000 euro anche all'ASL e alla COC qui a Domegna. Certo, noi da diversi anni abbiamo dato in comodato d'uso all'azienda sanitaria un'apparecchiatura proprio per la mappatura NEI, e adesso questo secondo apparecchio verrà aggiornato completamente e verrà dotato anche di una macchina fotografica che servirà a completare lo studio di questi tumori. Abbiamo detto quanto è importante questa visita, le visite del 18 a Omigna e del 22, ovviamente prevedendo anche che possa venire davvero tanta gente, è necessario, indispensabile prenotare. Come si fa? A chi si prenota? Allora, bisogna chiamare la segreteria della LILT tutte le mattine, escluso il giovedì mattina, dalle ore 11 alle ore 12, sul numero fisso 0323 6601 360. Comunque si può andare sul sito della LILT e avere tutte le informazioni. Ecco, ricordiamo che queste visite sono completamente gratuite, naturalmente. Certo. Ecco, che cosa viene fatto però esattamente durante la visita di controllo quando una persona si presenta qui a Domegna oppure a Gravellona Toce? Allora, viene fatta una visita dermatologica specialistica con i nostri dermatologi e dopodiché saranno loro a fare la valutazione e, se necessario, si può in seguito fare una mappatura dei NEI. La mappatura dei NEI, su richiesta dello specialista, si può fare nei tre presidi ospedalieri di Verbania, Omegna e Domodossola, subentrando sempre con impegnativa del medico curante. Un anno e mezzo possono sembrare un periodo di tempo molto lungo, ma nel 2020 ci sarà il centenario della nascita di Gianni Rodari. Omegna si appresta a festeggiarlo e a celebrarlo. In che modo, assessore? Oggi annunciamo la costituzione di un tavolo di lavoro che mette insieme, diciamo così, gli stakeholder del territorio su Gianni Rodari. In particolare il Comune e la Fondazione Maio hanno steso un protocollo d'intesa su una progettualità in partnership con tutte le associazioni del territorio che si occupano di Rodari e le scuole. Quindi ci muoveremo su due versanti. Allora, innanzitutto a livello di infrastruttura, perché si vuole rafforzare e migliorare la struttura del forum stessa in modo da poterlo rendere centro di un parco della fantasia esteso, che però dal forum si partiranno quattro percorsi principali: un percorso verso la ludoteca con tutta una didattica rodariana in ludoteca, un percorso verso il Montezuoli, un percorso verso l'isola e un percorso verso Omegna città rodariana. In parallelo a questo, il forum abbiamo l'ambizione di farlo diventare un centro di formazione di didattica rodariana, e per questo si collaborerà con esperti di Rodari dal punto di vista scientifico, con l'esperienza che la ludoteca e tutto il nostro staff ha, per creare proprio un momento e un documento di formazione che fonderà poi la didattica rodariana per l'Italia. Siamo molto ambiziosi in questo, però di fatto collaboriamo con i più grossi studiosi di Gianni Rodari, e quindi abbiamo tutte le carte per far sì che il forum e la Fondazione Maio mettano a compimento quella che è la loro missione, e una missione che svolgeranno anche in autonomia, perché dietro tutto questo c'è un business plan molto chiaro, cioè far sì che il forum diventi anche autonomo nelle proprie iniziative, valorizzando pertanto una forte componente per il turismo familiare e scolastico a Omegna. Il Palazzo di Città si apre allo Stresa Calcio, la festa non è ancora terminata, lo Stresa in Serie D, che cosa rimane in questi giorni meravigliosi? Cosa rimane? Che mi viene da ridere, perché mi sembra una roba troppo grande per noi e anche un po' surreale. È stato anche presidente dello Stresa Calcio, una enorme soddisfazione.
Senz'altro che mi congratulo con loro, perché è veramente un passo sicuramente importante, importante anche per la città di Stresa, perché andare con un campionato di Serie D, con una città turistica, sicuramente dà anche lustro a questi livelli, non solo dello sport, ma anche un ritorno turistico sicuramente. E sullo stadio si interverrà? Allora, sullo stadio noi, come sapete, abbiamo qualche problema per quanto riguarda la nuova costruzione della scuola alberghiera. Per quest'anno sicuramente non si riesce a fare la scuola. Siamo già intervenuti dopo il risultato di domenica sera, che abbiamo visto che la Stresa è passata di categoria, abbiamo già dato l'incarico di intervenire per fare quella manutenzione, quel stretto necessario per poter affrontare la Serie D. Per quanto riguarda l'anno prossimo, dal punto di vista tecnico si sta già pensando? Nulla di tecnico, nulla di tutto ciò, nel senso che, come hai detto tu, sono giorni di festa, io credo che con questo gruppo si andrà avanti, io mi sto lavorando e adoperando per capire che manca qualcosina, ma sia a livello, più che a livello economico, diciamo a livello organizzativo, qualcosa manca. Perché anche se qualcuno ha detto magari andiamo su e facciamo un anno, potrà essere così, però io non voglio fare un anno, voglio che quella categoria possa diventare la nostra categoria.